Amici, ma come sempre, soprattutto amiche, benvenuti a Città di Castello, sede ospitante del terzo round del campionato italiano Motocross MX1 e MX2, gli splendidi scorci di questa cittadina che ci ospita nella valle del Tiferno, nella città tifernina, per farci vedere le bellezze paesaggistiche della città e non solo, di questo splendido scenario. Terzo round del campionato italiano, Città di Castello ci ospita, e questo è il crossodromo Ceccherini, che si è preparato come sempre, è stato preparato come sempre al meglio dai soci del motoclub, che hanno lavorato come sempre al massimo per irrigare, come in questo caso, le splendidi saliscendi del tracciato. E allora, pronti per andare a vivere queste tre manche di spettacolo, la seconda gara della MX2, la seconda gara della MX1 e poi, come sempre, gran finale, quello con il botto del trofeo supercampione. Come sempre, non sono solo a portare avanti questo pomeriggio, con me a darmi una mano, e non solo, una grandissima mano, Enzo Tempestini, sul palco della presentazione. Vai, Enzo. Buongiorno, buongiorno a tutti da Città di Castello. Siamo in rampa di lancio, partirà a breve il programma pomeridiano, quindi la seconda parte di gara con le prime manche che si sono svolte nella mattinata. Alle mie spalle i piloti che stanno per entrare in griglia, pronti per darsi battaglia. A te di nuovo la linea, Giancarlo. Grazie Enzo, buon lavoro anche a te, perché sarai dislocato, camminerai su a destra, a sinistra, in basso e in alto del tracciato, ma siamo già con gli highlights della classe MX2. Questa mattina le prime manche, questa è proprio quella che ha aperto il programma con gli highlights, classe, allora questa è la MX1, scusate, con Ale Lupino che ha preso il comando, il pilota leader della classifica, non ha esitato, ha imposto subito il suo ritmo, e alle sue spalle una presenza d'Oriente, lo vediamo con il numero 400 Kei Yamamoto, compagno di team Asso Motor Red Racing per i due piloti Honda, e poi dietro la bagarre che ha visto diversi protagonisti, ad iniziare da un Christian Becchi, partito malissimo, in lotta per il campionato, ha recuperato fino a riuscire ad arrivare alla quinta posizione, alle spalle di un casco giallo che vediamo lì in fondo, Bertuccelli, il siciliano di Messina, che se la sta giocando in quarta posizione, mentre la delusione per De Bortoli, partito male, una scivolata, ha cercato di rimontare, ma uno dei protagonisti del campionato non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione. Ancora peggio di lui ha fatto Zeni, ritirato, e ancora leggermente meglio di Zeni ha fatto Pierfilippo Bertuzzo, caduto, e poi ha chiuso in ventunesima posizione. Quindi alcuni dei protagonisti che sono mancati all'appello, e invece altri che si sono presentati nel migliore dei modi, ad iniziare da chi ha debuttato nell'italiano quest'oggi, il 321 Samuele Bernardini, ritornato dopo l'operazione al ginocchio, con la TM Factory, il pilota qui di casa, qui al confine, l'Aretino Senese, qui siamo ai confini tra Umbria e Toscana, è stato in testa dall'inizio alla fine, attaccato da Nicolas Lapucci, il giovanissimo toscano, che senza alcun timore reverenziale è andato ad attaccare il più esperto Samuele Bernardini, che però si è ripreso il comando, e tutti inseguiti poi da un Ivo Monticelli che non era partito nel migliore dei modi, che però poi è stato in grado di rimontare anche grazie alla scivolata scusate, di Nicolas Lapucci, è stato in grado di rimontare fino alla seconda posizione. E direi tra i migliori il premio combattività io lo assegno personalmente a Dario Marrazzo, rientrato in pista dopo l'infortunio alla tibia partito all'inizio di stagione, è stato grande, era terzo, è scivolato e ha chiuso in decima posizione. Quindi una gara che ancora una volta ci ha mostrato tantissimi probabili primatori, vedremo chi tra questi riuscirà ad essere il primatore assoluto nella seconda manche che sta per prendere via. Infatti il programma verrà aperto tra pochissimo dai piloti della classe MX2, gli ultimi schizzi d'acqua dagli irrigatori lungo il tracciato per cercare di tenere calma la polvere, una giornata veramente torrida, anzi una due giorni veramente torrida, perché ieri i ragazzi, i piloti e non solo, tutto lo staff, infatti vedete all'ombra degli alberi della splendida pineta che circonda il tracciato il pubblico, e allora no, però ora c'è Enzo che deve dirci qualcosa dalla pit lane.
Sì, pit lane, pre-parco, pre-allineamento, Samuele Bernardini ha vinto la prima manche, ma il dato importante è che comunque stai rientrando in forma. Sì, dai, ieri ero un po' in difficoltà con le qualifiche, però dai, oggi ho fatto una buona partenza e ho cercato subito ai primi giri di scappare, ma la Pucci è stato bravo a starmi dietro, quindi un po' rallentato perché ancora non sono in forma per tenere i 30 minuti, quindi dai, andava bene, dai, adesso vediamo la seconda mancia che vale un pochino di più, però dai, già aver fatto una mancia da 30 minuti qua è buona, dai. Bene, grazie Samuele e a te Giancarlo. Grazie Enzo, dicevo appunto del caldo torrido, sia ieri che oggi le temperature si aggirano sui 35 gradi, oggi leggermente meglio perché c'è una piccola ventilazione che muove l'aria e quindi è meno opprimente il caldo che viene recepito dal corpo umano e dai piloti soprattutto che gareggeranno per una durata di 25 minuti più due giri, gara impegnativa, intensa sotto questo caldo sole dell'Umbria. Un attimo, prima stava preparando il cancello di partenza, lo sfortunato anche quest'oggi Brian Toccacelli che sta lottando per la classifica della Under 21, caduto intanto il ponte che li lancia verso il giro di ricognizione, quelli che saranno i protagonisti di questa gara, dicevo, di Brian Toccacelli, il sammarinese che è stato bravo poi a recuperare, purtroppo per lui solamente 35esimo, ma è partito quando già stava arrivando il primo, aveva perso quasi un giro, quindi complimenti a Brian, il pilota sammarinese dell'Honda Martin Technology. Ma abbiamo qui con noi, ci ha raggiunto Giovanni Compioli, vicepresidente della Federazione Motociclistica Italiana, che da buon motociclista, lui sì che è un vero motociclista, è arrivato dalla sua Rimini in moto, quindi per gustarsi il fresco della moto ma le belle gare. Benvenuto Giovanni. Grazie dell'ospitalità, mi fa piacere essere qui ovviamente perché la mia passione è la moto in generale, ma il fuoristrada comunque sempre al centro del mio cuore, quindi non potevo mancare questa occasione non lontano da casa, appunto qui a Città di Castello. Un applauso agli organizzatori, la pista ben preparata, abbiamo già visto questa mattina alcune manche già spettacolari, adesso ci apprestiamo a vivere queste emozioni. Sicuramente, allora Federazione Motociclistica Italiana che penso non possa che apprezzare il lavoro fatto da FX Action quest'anno con la diretta di questi importanti eventi, campionato italiano motocross MX1 e MX2, quindi direi onore al merito allo staff di FX Action per contribuire a diffondere l'immagine del motocross. Ma sicuramente un plauso a Bianchini perché si è saputo muovere bene, ha portato la televisione anche per questo campionato che è importante, ma ovviamente non ha la stessa visibilità del mondiale che ha ben altre platee, però lo sforzo è notevole, questo appunto va a suo merito e penso che tutti gli appassionati non potranno altro che apprezzare questo sforzo che ha fatto FX Action. Allora, intanto mentre in grafica vediamo quello che è lo schieramento di partenza in base ai tempi ottenuti ieri miglior tempo assoluto nella MX2 per Nicolas Lapucci che ha strappato una grandissima prestazione mettendosi dietro piloti di altissimo livello, ma anche lui, seppur giovane, è un ragazzo che a suo tempo è stato seguito anche dal team del federale che continua a buttare i suoi occhi, lo staff tecnico naturalmente per seguire i migliori. Sì, sicuramente noi stiamo cercando di tenere sotto osservazione e comunque cercare di aiutare per quanto possibile tutti questi ragazzi. E qui credo che il livello si sia ulteriormente alzato, abbiamo altri nomi comunque diciamo così altisonanti, ma comunque in generale il livello di questo campionato si è elevato molto, l'abbiamo visto appunto, dicevo, questa mattina e sono sicuro che lo rivedremo adesso nelle prossime manche. E sicuramente sarà una gara combattuta perché ho già detto del caldo, ho già detto della pista impegnativa, grande lavoro, irrigazione, si è cercato di togliere i canali che si erano creati, ma la pista sarà veramente impegnativa, per cui avremo modo di vivere una gara di 25 minuti più due giri, ancora una volta combattuta e soprattutto spettacolare e divertente per noi che la guardiamo, sarà divertente ma faticosa invece per chi gareggerà. E allora Federazione Motociclistica Italiana che continua la sua opera di rinnovamento, continua a lavorare per cercare di far sì che il nostro sport, le due ruote in generale, continuino ad avere successo e lo spazio che meritano. Certamente, noi come Commissione Promozione e Sviluppo, io presiedo appunto questo settore, abbiamo fatto tanti in questi anni per cercare in particolare appunto nel motocross, nel fuoristrada in generale, di avvicinare tanti ragazzini, tanti bambini.
I dati che abbiamo in questi anni sono più che confortanti, perché dal 2013, dove abbiamo fatto iniziare 3.500 bambini, siamo passati ai 5.400 del 2014. Quest'anno sicuramente siamo già a questi numeri adesso, quindi prevediamo sicuramente sui 7-8.000 bambini che possono iniziare questo tipo di attività. E poi ovviamente, oltre a fargli fare il giro in giostra, come diciamo noi, abbiamo messo a punto anche dei programmi che ci consentono di fargli fare un approfondimento con i primi passi motocross, con delle aziende appunto che ci danno anche una mano a cominciare dalle moto, e a far sì che in ogni regione dedichiamo un mese intero nelle regioni che hanno aderito, per potergli fare dei corsi più approfonditi che durano appunto mezza giornata, e lì cominciamo, diciamo così, a fargli fare i primi passi veramente verso quello che si spera poi sarà un'attività agonistica. E allora, giro in giostra lo spieghiamo, perché stiamo parlando di corsi di hobby sport, sì. Vengono messe a disposizione le moto, l'abbigliamento, i sì. tecnici che li seguono, quindi questo è un bel giro in giostra. E diciamo che se anche una piccola percentuale si avvicinerà in maniera reale al nostro sport, sarà un grande risultato, perché visti i numeri di altissimo i numeri importanti che siete riusciti a registrare, anche una piccola percentuale vuol dire che è stato fatto un buon lavoro. Sicuramente, guarda, dove abbiamo fatto questo tipo di attività con continuità, ad esempio qui siamo in Umbria, una regione che comunque si è mossa bene, ma lo stesso nella tua regione, nelle Marche, ma anche in tante altre, Toscana, Lombardia, eccetera, non voglio dimenticare nessuna, ma in tante regioni abbiamo visto un incremento addirittura delle licenze dei ragazzini che hanno cominciato a seguire con più facilità sia il mini enduro che anche il mini cross. Allora, io direi che ti ringrazio, ti lascio, perché dicono il lavoro del telecronista, bello, beato, siamo in una cabina dove faranno 35 gradi, quindi capisco che sarà più piacevole vedere la gara live a bordo pista. Grazie a Giovanni Coppioli, grazie, buon a lavoro a te, ci diamo del tuo, e a tutta la Federazione Motociclistica Italiana. Grazie. Ciao. E allora torniamo a vedere intanto proprio Nicolas Lapucci che inizia a prendere posizione dietro al cancello. Ancora Enzo, vai. Giancarlo, un particolare tecnico, ovviamente oggi il caldo la fa da padrone, tutti hanno trovato i sistemi degli escamotage per rinfrescarsi, acqua fretta nel collo, giacchini rinfrescanti e tutto il resto. Oggi veramente sarà una dura battaglia sotto questo caldo, e giù il launch control e fra poco partiamo. Eh sì, appunto, hai detto bene, giubbini, ci sono della nuova tecnologia, è entrati in campo anche per cercare di aiutare i piloti a sopportare il caldo. Ci sono dei giubbini che vengono immersi nel frigorifero, in congelatore, e assumono la bassa temperatura e poi la rilasciano gradualmente ai piloti. Poi ci sono le borracce, spesso, che sono alle spalle dei piloti. Vediamo il neck brace, la protezione che cerca di aiutare i piloti in caso di caduta a limitare i danni. Concentratissimi tutti quanti, c'è Ivo Monticelli che scuote gli occhiali per far andare via evidentemente la patina di umidità che potrebbe essersi fermata e avrebbe potuto limitare la sua visuale. Piloti che vanno a prendere posizione, FM Racing per uno dei due fratelli, con il numero 28 è Cristian Furlotti, e suo fratello è andato molto bene nella gara precedente, un quarto posto. Sta lavorando bene Simone, che anche lui disputa il campionato europeo insieme alla Pucci, con alterne fortune per tutti. Direi che alcuni ragazzi italiani riescono a ricevere molto meno di quello che potrebbero ricevere, nonostante l'allenamento e tutto. Tanta sfortuna, speriamo che giri la ruota una volta nella parte più fortunata per la loro carriera. Eccolo qua il numero 43, lotta per il vertice del campionato, Alessandro D'Angelo, che sta cercando anche lui la concentrazione. D'Angelo è terzo con una gara tra virgolette abbastanza negativa, il penultimo round corso a Montalbano Ionico, davanti a Bonini, il leader della classifica. Invece, non lo abbiamo detto, lo diciamo fino adesso, è Michele Cervellin, purtroppo non vedremo in pista la Honda Martin Technology numero 747, perché in allenamento all'Hommel, una grande sfortuna, è atterrato da un salto, c'era un pilota sotto, frattura dell'ulna, operazione per lui, e peccato, fuori da questa gara. Il che riapre un po' i giochi, perché Furlotti è lì, D'Angelo lì, Bonini lì, Kuvenberg non c'è, Monticelli è sesto, e per cui sarà un bello spettacolo quello che ci offriranno i piloti per darsi battaglia, per lottare per la leadership. Ma ci siamo,
la direzione di gara che percorre con la bandiera verde pronta a sventolarla, e il direttore di gara Stefano Fiorucci darà l'ultimo segnale. C'è chi si carica, c'è chi fa segnali, c'è chi consueti gesti scaramantici e non solo, ma ci siamo. Le cartelline Gasoline stanno dando gli ultimi indizi, le ultime segnalazioni. Arriverà tra poco, quando tutti abbasseranno la testa, sarà il cartello dei 5 secondi al via. Il caldo ha preso anche me, ma ci siamo per abbassare il cancello di partenza e scattare 25 minuti più due giri. Andiamo a vedere la prima curva, è una KTM 128, ma viene spintonato fuori Ivo Monticelli, per cui non è lui, è Bernardini, mi sembra di riconoscere la tenuta di gara, un pilota che va fuori pista, nessun problema, sì, mi sembra la TM Factory di Samu, il cinghiale aretino Samuele Bernardini, pedate a terra per rimanere in pista, e subito l'attacco della numero 43, mi sembra, se non va del razzo, no, è Marrazzo, forse è Marrazzo, ora non riesco a vedere bene i numeri di gara, mi baso sui colori della moto, sulla tenuta di gara, sulla muta di gara, mi sembra che potrebbe essere Dario Marrazzo, terzo è Furlotti, e infatti sì, numero 165 Marrazzo, se non va errato, poi Furlotti anche non è messo male, questo con la tenuta flow dovrebbe essere Alessandro D'Angelo. Ora i piloti si snodano nel lungo tratto grazie a Luca Noce che ci fa vedere il jolly giocato subito in apertura, se ne spreca uno dei quattro del mazzo, Samuele Bernardini che riesce a rimanere in sella ma ha perso la prima posizione a vantaggio, ora lo dico, non ne sono certo, ma mi sembra che da come guidi potrebbe, dal casco dovrebbe essere Dario Marrazzo, ma tra poco avremo o meno la conferma se ho detto una castroneria o meno. Ora nella parte più bassa un tracciato di 1750 metri lunghissimo, si gira in oltre due minuti, ed ora anche l'attacco di Simone Furlotti FM Racing per il Silver Action Team, doppio team per il pilota dell'Europeo. Ora vedete come è stato irrigato il tracciato, in alcuni punti si è formata si sono formate delle pozze, ma nessun problema, si raffrescheranno i piloti. E intanto iniziano la risalita verso la parte alta del tracciato, i piloti che animano questa manche. 23 minuti rimangono, ancora lunghissima la gara con questo caldo. Intanto problemi, il numero di gara non lo vedo, e Monticelli, attenzione, primo colpo di scena, era terminato fuori pista, gli altri stanno per completare un giro, lui ancora non ne ha iniziato praticamente uno. Attenzione, colpo di scena, perché uno dei protagonisti del campionato è infatti Dario Marrazzo, questa volta incrociamo lì, è andata bene, per ci ho beccato, non l'ho detta grossa, e Dario Marrazzo al comando TDR Racing, si è inserito lì in mezzo, ma purtroppo per lui ha un giro di ritardo, il 128, che ora cercherà di fare il ritmo comunque in preparazione del prossimo weekend mondiale di Maggiora. E qui vedete un po' di confusione, il pilota tutto all'esterno è Ivo Monticelli, e lì probabilmente c'è stato un contatto, e vedete da quel lato c'è la leva del cambio, non vorrei che andando a prendere la sponda all'argine della pista avessi piegato la leva. Vai Enzo per sapere cosa è successo. No, un problema per Ivo, perché si è spenta la moto, i tecnici sono intervenuti qui in parco meccanici, sono riusciti ad avviarla, e come tu hai ben detto ovviamente è rientrato in gara, ma ha un giro di differenza dal gruppo dei primi. Peccato. Intanto Dario Marrazzo, incredibile, questa volta anche ci ho beccato, la fortuna mi sta aiutando, perché gli avevo dato il premio combattività nella gara 1 e ora se lo sta confermando, perché come detto si era infortunato agli internazionali d'Italia ad inizio stagione a febbraio ad Ottoviano, una frattura della tibia, rientra in gara praticamente quest'oggi, l'allenamento è quel che è, ma è lì davanti in gara 1 decimo, ma dopo una scivolata, ed ora deve tenere testa a chi lo sta attaccando per sdoppiarsi, che è Ivo Monticelli. Mi auguro che Dario capisca che Ivo Monticelli si deve sdoppiare, quindi non vada a lottare con chi invece è in ritardo di un giro. Comunque Dario sta scappando, il team piemontese Donetto Racing, le KTM con la KTM con il numero 165 affidata al pilota che si sta mettendo in evidenza benissimo al suo rientro in pista, lui che tra l'altro è anche specialista del Supercross, dove è uno dei protagonisti degli internazionali d'Italia Supercross, lo è stato e ce lo auguriamo che lo sia anche quest'anno.
e ci auguriamo che riesca con la sgrebbata che ci mostra in maniera spettacolare nel salto d'arrivo. In questo momento va a concludere il secondo giro, la gara è ancora lunghissima, ma il suo vantaggio sembra che sia aumentato, ha girato 2.13, 2.14 per Bernardini, poi Furlotti a 14, così come Davide Bonini. Andiamo a vedere quelli che possono essere gli altri protagonisti, ad iniziare dal leader della classifica dell'Over 21, vale a dire Stefano Terraneo, che è in sesta posizione, il pilota del team Rivercarb RMRT, davanti al suo compagno Alessandro D'Angelo che è undicesimo, poi come detto per vedere Lapucci che invece in questa gara 2 è partito malissimo e solamente ha chiuso questo giro in quindicesima posizione. Quindi sarà una gara impegnativa, c'è, allora la vediamo anche nella grafica, con D'Angelo undicesimo, Pezzuto dodicesimo. È una gara strana questa, perché il ritmo è tiratissimo. Sicuramente molto più tirato e molto più ampio il numero dei piloti che può lottare per la vittoria rispetto alla MX1, e vedete i tempi come sono abbastanza simili, come dalla prima posizione si possa scalare con una partenza non tra le migliori subito in coda, a metà gruppo, con Lapucci come detto quindicesimo. Pensate che nella manche precedente invece ha lottato per l'intera durata della gara per la vittoria. Intanto punta il suo avversario, in questo caso Ivo Monticelli, la livrea del team Marchetti Racing. Errorino per Ivo e un piccolo rischio preso dal pilota marchigiano che sta cercando in tutti i modi di sdoppiarsi con Marrazzo, che non molla giustamente, sa che alle sue spalle c'è Samuele Bernardini, e di conseguenza questi primi giri vanno affrontati con ritmo, determinazione e soprattutto velocità, tanta velocità da mettere in pista, perché deve guadagnare metri. La sua preparazione non è al 110%, non lo è neanche quella di Bernardini, anche lui rientra per una operazione al ginocchio e questa è la terza quarta gara che compie. Intanto una caduta, prontamente la segnalazione del commissario del percorso, il pilota che si stava togliendo dalla punto critico della pista. Ci auguriamo nulla di che, con le segnalazioni ragiona, testa ok, fai quello che devi fare ma usa la testa, che tu sia in testa o meno, e penso che la segnalazione fosse rivolta a Marrazzo, mentre c'è sempre Monticelli lì e c'è Bernardini, e tanto il pilota che era caduto mi sembra, e non sono riuscito a riconoscerlo, dicevo di Simone Furlotti che è terzo, e Ricky Righi ritirato nella manche precedente per un problema, anche lui dopo due settimane di stop per un problema al ginocchio, ora in quarta posizione. Vai Enzo. Mattia Pacini, al seguito di Samuele Bernardini abbiamo visto una segnalazione testa ok, siamo un po' preoccupati ancora per le condizioni del pilota. Ancora Samuele non è proprio al massimo della forma, ha iniziato ad andare in mezzo da un moto, quindi speriamo che il fisico tenga botta, visto che la prima manche l'abbiamo vinta, e che vada tutto bene. Grazie mille a te Riccio. Sì, allora è un amico che lo segue, lui è pilota Factory TM nel mondiale MX2, domenica prossima ci auguriamo possa essere tra i protagonisti a Maggiora per il Gran Premio d'Italia, e intanto Ivo Monticelli che cerca in tutti i modi di metter dietro chi invece assolutamente non ha alcuna intenzione di lasciar passare Ivo, si prende e non sembra prendersi alcun rischio, qualche rischio se lo continua a prendere in quella curva Ivo Monticelli, che continua ad allargare, e ora se ne è preso il rischio, ai ai ai. Dario risale, guarda il suo avversario che non ha la velocità tale però di andare all'attacco, Samuele Bernardini, e ora invece gli sponda sulle ruote e guadagna il vertice. Peccato, la legge di Murphy, eccola qua, confermata, non me ne vogliate amici in pista, non la tiro a nessuno, ma è quando uno menziona un pilota, gli dice che va bene, eccolo, patatrack, non so come fare perché questo è il mio lavoro, devo commentare le gare. Samuele Bernardini al comando, ed ora Luca che ci ripropone quanto è accaduto con il jolly giocato prima da Ivo, invece lui il jolly non è riuscito a tirarlo fuori dal mazzo perché si è adagiato lentamente, una caduta come diciamo noi in gergo da cadetto, e però tant'è che ha perso la leadership a vantaggio di Samuele, e senza
colpo ferire, invece si è sdoppiato Ivo Monticelli. Intanto Marrazzo ora è braccato anche da Simone Furlotti, che va all'attacco, il pilota con il numero 95 in seconda posizione, con la leadership nelle mani di Samuele Bernardini, che chiude questo passaggio ancora al comando con un vantaggio due secondi su Marrazzo, lo vediamo lì, 2,7 secondi su Furlotti, che stanno in lotta. Poi Righi, Bonini, Ravera, buona gara per il pilota alessandrino di Gavi, Lorenzo Ravera. Poi il Veneto con Nicola Recchia, Brian Telocascelli ottavo, nono D'Angelo, decimo, perché è stato passato, ecco, mancava l'appello il numero 60 Brian Toccacelli, quindi ancora, e sono tra l'altro tutti abbastanza vicini, e grazie al monitor dei tempi gestito da MGM Timing, sul monitor dei tempi, sul mio computer, riesco ad avere una situazione ancora più chiara di quella che non vediamo in pista. È ancora un replay per un altro jolly. Oh Ivo, te li stai finendo, hai jolly, quindi attenzione a non commettere errori, anche per te domenica prossima un importante appuntamento con il Gran Premio d'Italia, mentre alla Pucci dicono respira. Evidentemente il pilota che sta navigando ancora in quindicesima posizione, evidentemente ha qualche problema, il suo segnalatore gli ha detto proprio di respirare, di star tranquillo per cercare di recuperare. Andiamo a vedere i tempi sul giro, in effetti sono alti, 2,14 per Nicolas Lapucci, mentre i piloti di vertice guidano intorno e girano intorno al 2,10, così il terzetto di testa composto da Samuele Bernardini, Dario Marrazzo e Simone Furlotti, di conseguenza 4 secondi a giro racimolati da Lapucci sono veramente tanti. Peccato per Nicolas, ma è così, questo campionato, questa cilindrata è talmente tanto combattuta che da una mancia all'altra ci si ritrova a lottare dalle prime alla centro classifica. Con ora Dario Marrazzo che sembra aver preso, intanto viene l'indicazione errata, non so per quale motivo Monticelli viene dato al comando, ma c'è un problema nel monitor. Vai Enzo. Ancora in pit lane, fasi concitate, abbiamo visto la segnalazione per Lapucci, respira, una partenza non ottimale, avete cambiato qualcosa prima del via? No, non si è cambiato nulla dalla prima mancia alla seconda, appunto perché nella prima era andato tutto bene, sicuramente ha avuto qualche piccolo intoppo sul rettilineo o qualche contatto, e adesso siamo in fase di rimonta, anche se non è facile perché la pista non consente dei sorpassi agevoli. Bene, grazie mille a Tericcio. E sì, ci siamo allora per andare a vedere ancora un piccolo rischio, questa volta per il Berna, ma la pista è veramente segnata, è una pista di motocross, ci mancherebbe, devono essere così, segnate, difficili, piene di buche e impegnative, perché il motocross è uno sport difficile, ci vuole il fisico, ci vuole la preparazione, ci vuole la capacità di guida, cose che ci stanno mostrando i piloti in lotta. Marrazzo, Bernardini pochi metri davanti, questo inquadrato ora con il numero 95 l'emiliano Simone Furlotti, hanno un discreto margine, anzi discreto, importante margine nei confronti di Riccardo Righi, che li segue in quarta posizione, Bonini quinto, sesto Ravera, settimo Recchia, ottavo Toccacelli, nono D'Angelo e decimo Stefano Pezzuto. Questa è la top ten, mentre è riuscito già a riguadagnare tre posizioni Nicolas Lapucci, che è transitato alle spalle di Pezzuto, che è decimo, undicesimo Lapucci, quindi retrocede invece Stefano Terraneo, mentre vediamo che va lentamente anche Gianluca Deghi, evidentemente qualche problema per il numero 888, mentre andiamo a vedere se alcuni big sono in rimonta. No, mi sembra che i migliori sono tutti lì davanti, c'è un Simone Croci che non sarà contento, c'è un Alessio Polidori quindicesimo, pilota di casa in lotta per la classifica dell'Over 21, come ora sono in lotta all'attacco di niente, sventato il primo tentativo di attacco, represso da parte di Dario Marrazzo, che riesce a tenere dietro Furlotti. Bella gara quella che ci stanno mostrando i due ragazzi in lotta per il vertice. Ora ancora Luca Noci, il regista, che ci ripropone il tentativo, tenta una traiettoria alternativa, un block pass, risposta alla grande, si inventa un salto in uscita
Dario Marrazzo, bravo Dario, continua a lottare per una seconda posizione. Dopo il decimo posto di gara 1 a causa di una caduta è riuscito comunque a recuperare e ora si sta comportando in maniera egregia. Lui e tutti gli altri che sono lì davanti stanno soffrendo e Enzo ci dice come. Che soffre in parco meccanici, un rientro a causa di che cosa? Ho fatto una grossa caduta dietro su un salto cercando di passare terraneo. Ci siamo toccati sull'atterraggio e sono capottato fuori, ho preso dei sassi alla schiena e la moto è completamente storta. Devo prendere fiato. Deve prendere fiato, atterrici, intanto Gianluca gli facciamo prendere fiato, ma comunque è tutto a posto. Grazie. Peccato, l'importante è questa, è la prima volta che non vedo Gianluca sorridere a 32 denti, però era comunque abbastanza tranquillo e questo è l'importante. Nonostante il botto, la mina che ha tirato e diciamo sereno, qualche ferita da ricucire, da recuperare in settimana, poi anche lui sarà pronto per il 27-28 giugno a Fermo, quando ci rincontreremo, ci ritroveremo per il quarto round del campionato italiano MX1 MX2. La regia di FX Action per quel che riguarda il lavoro in pista, la regia di Luca Noce per le immagini che vengono trasmesse, con un Dario Marrazzo incredibilmente coriaceo, incredibilmente veloce, mentre questo è il leader della gara, Samuele Bernardini, lo abbiamo sentito prima del via e era motivato, sa che deve recuperare e deve migliorare ancora la sua tenuta atletica, ma è lì davanti, quindi è riuscito a far valere la sua velocità. L'ho già detto nelle precedenti telecronache, solitamente un pilota che disputa il mondiale ha qualche secondo di vantaggio nei confronti degli altri piloti, non perché gli altri vadano più piano, ma la partecipazione al mondiale sicuramente fa sì che si sia una velocità maggiore nell'affrontare le piste, cosa che sta mettendo in evidenza ancora una volta Samuele Bernardini. Un po' meno, ma gli si è spenta la moto al via di gara 2 di questa gara, Ivo Monticelli, mentre nella MX1 è ancora più ampio il divario, abbiamo visto un predominio di Lupino e di Kei Yamamoto nella manche precedente e pensiamo, senza essere profeti di alto livello, che anche in gara 2 non cambierà tanto. Intanto andiamo a vedere che Dario Marrazzo mi sta smettendo perché sta girando leggermente più veloce di Samuele Bernardini, quindi attenzione perché potrebbe andare ad impensierire la posizione di leader del numero 321, l'ATM, una delle pochissime aziende italiane rimaste nel motociclismo, soprattutto del fuoristrada, la Beta, la KTM ed ora non vorrei dire altre piccole realtà poco più che artigianali, ma l'ATM Made in Pesaro è là davanti nella classe MX2, una moto nuova anche questa con tanta tecnologia, il serbatoio come nella 450 sotto la sella, l'iniezione, il lavoro continuo della famiglia Serafini e Flenghi che gestiscono questa azienda storica per quel che riguarda il motociclismo e non solo italiano. L'attacco di Furlotti che ha visto aperta una possibilità anche di andare ad insediare la leadership attualmente nelle mani di Samuele Bernardini. Lui è il meno acciaccato dei piloti di vertice, anche se per lui diverse botte nel campionato europeo da riassorbire, ed ora la botta la vuol dare in senso metaforico naturalmente al numero 165, si sta avvicinando, attenzione, niente, qui ha capito che non c'è spazio per l'attacco, ma ora ci preverà in altri punti del tracciato Ceccherini o la Trogna come viene chiamata qui, e ancora Enzo in linea. Sì, Daniele Marchese, quarto e quinto posto per i tuoi piloti, a chi fare tifo? Una bella domanda, vediamo un po' come si sviluppa la gara, ovviamente noi tifiamo per entrambi, speriamo che comunque mantengano tutte e due le posizioni, non si ostacolano, sono quarto e quinto, è comunque un buon risultato di gara, speriamo continui così. Benissimo, ancora a te Giancarlo. E attenzione perché mancano poco più di 6 minuti e sembra che Samuele Bernardini sia un po' in debito di ossigeno, attenzione perché l'acido lattico sta prendendo probabilmente il sopravvento,
come detto, questa per Samuel, la terza quarta gara, di conseguenza l'allenamento non è al top, ma non è al top per Dario Marrazzo, mentre è motivatissimo il numero 95 Furlotti, che sta avvicinando, e ora l'attacco, niente, è andato a vuoto, ma subito non se lo lascia dire due volte Furlotti, che tenta la contromossa. Bellissima questa lotta, 3 all'interno, niente, ci prova Furlotti, sbaglia la marcia in uscita, Marrazzo, ma poi si riprende, è costretto a cambiare traiettoria. Vedete le diverse linee marcate sul terreno di Città di Castello, i 3 sono vicinissimi. Si accende non poco la lotta in questi ultimi minuti, il salto che li porta nella parte conclusiva del tracciato, riprende qualche metro Samuele Bernardini, ma sicuramente non basteranno da qui alla fine per preservare, per garantirgli la prima posizione, con un Marrazzo che sta stringendo i denti, sta spalancando il gas. L'attacco di Furlotti, qui è costretto a tirare la staccatona Furlotti per non andare a prendere le ruote di Marrazzo. Qualche metro guadagnato anche grazie a questa schermaglia per la seconda posizione tra Dario e tra Simone, concedono qualche metro di vantaggio, ma un nulla praticamente a Samuele Bernardini. Con la TM va anche lui alto, anche qui ci riprova a mettere paura, ma lo guarda Marrazzo come per dire guarda che non mi spavento, anzi continuo a mantenere la seconda posizione. Whippata e sgrebbata che dir si voglia per andare a tenere più bassa possibile la moto e spalancare quanto prima il gas, la S prima del muro in discesa. Le loro spalle non cambiano, le posizioni che rimangono invariate, invece varia il distacco di Marrazzo, che si riavvicina, cerca di limare quei pochi metri che lo separano, ed ora vedremo dove cercherà di aumentare ancora di più l'andatura e portarsi dietro in questo caso Simone Furlotti. I tre hanno fatto il vuoto, tra di loro c'è un piccolo margine, ma poi ci sono ancora 10 secondi prima di vedere arrivare Davide Bonini e Riccardo Righi, anche loro abbastanza distanziati. Rischietto per Dario Marrazzo, ancora una pedata a terra, e vedete quanto ha guadagnato subito e velocemente il numero 321 Samuele Bernardini. Bella gara, e ci stanno mostrando il vero motocross. Eccola qua la pedata a terra per Marrazzo, che è riuscito poi ad andare ad argine per mettere dritta la sua moto, ed ora si lancia nuovamente all'attacco Simone Furlotti, cerca la traiettoria interna per far sentire il rumore dalla sua marmita. KTM per i due piloti ad inseguire la TM numero 321, che va a chiudere un altro giro. 3 minuti alla conclusione per il terzetto di testa, Dario secondo testa. 3 indicazioni concise ma fondamentali che il suo team, capitanato da Claudio Molmar, gli fa vedere, con l'incitamento che non manca mai ad ogni passaggio dei piloti lungo il tracciato, davanti alla pit lane, davanti alla zona meccanici, con la concentrazione da non perdere neanche per un attimo, perché abbiamo visto un minimo errore consente agli avversari di guadagnare, e così è. Infatti ha guadagnato qualche metro nuovamente Samuele Bernardini, 2:08:08. Hanno velocizzato e hanno abbassato notevolmente il tempo di percorrenza sul giro. Il giro più veloce lo ha stabilito intanto Ivo Monticelli, che è in, andiamo a vedere, non riesco dal monitor a vedere la posizione, intanto la caduta doppia, 2 piloti a terra, purtroppo uno era senza tabella porta numero, quindi non sono riuscito a vedere, in fondo al discesone, e ora vedremo se riusciremo ad individuare il numero di gara, la bandiera con la croce di Sant'Andrea per segnalare il personale medico che sta portando i soccorsi al pilota. Purtroppo non sappiamo di chi possa trattarsi, non vediamo scalare indietro piloti, quindi erano probabilmente piloti delle retrovie, e questo ha fatto sì che si fosse ricompattato il divario tra Samuele Bernardini ed il Samuele Bernardini e Dario Marrazzo. Quindi attenzione, perché potrebbe essere Yuri Pasqualini, sì, il pilota Husqvarna, era un Husqvarna quella rialzata. Pasqualini, ci auguriamo nulla di serio per il pilota, lo abbiamo visto
senza troppa concitazione lavorare il personale medico e paramedico, con Bernardini che riprende qualche metro. Intanto sul monitor riusciamo a scoprire che Ivo Monticelli è 31esimo, è un primato, se l'è portato a casa, quello di miglior tempo sul giro, 2.07.4 ottenuto nei giri precedenti, ma purtroppo per lui una 31esima posizione che speriamo possa bastare al pilota marchigiano del Marchetti Racing per entrare anche lui a far parte dei migliori 20 che affronteranno la super finale. E allora tre giri al termine per i piloti in pista, con i 28 secondi che mancano alla conclusione. Al prossimo passaggio si ritroveranno il cartello dei due giri al termine, con il terzetto ormai ricompattato ancora una volta, sono tutti vicinissimi, pronti l'errore, mamma mia, una piccola sbavatura per il numero 321, ma altrettanto hanno fatto i due piloti alle sue spalle e non cambia nulla per il terzetto di testa. Ancora un piccolo errore, sta stringendo i denti Samuele Bernardini, sta stringendo i denti per mantenere il vertice, via l'ennesima pellicola protettiva. Dario Marrazzo nel voltarsi ha perso per un attimo la concentrazione, quindi vedremo quello che dovrà sopportare in questi ultimi frangenti. Intanto pista libera, il regime di bandiere gialle è stato tolto, nessun problema, si va via tranquilli per affrontare la parte bassa, tra poco ricompariranno, eccoli qua in volo. E preoccupato Marrazzo che continua a voltarsi per controllare dove sia, dove tenta, spallata, attacco, gomme contro gomme, ne approfitta, no, non fino in fondo Simone Furlotti, bellissima questa azione corretta ma grintosa da parte di Marrazzo, di Bernardini e Furlotti. Marrazzo ci ha rimesso per il momento, è terzo lì a pochi metri e ha aperto la strada a Simone Furlotti. Ora lo possiamo vedere il tentativo, il piccolo errore per Bernardini che ha un attimo tentennato, si è galvanizzato Dario Marrazzo ma ha trovato la respinta decisa. Intanto al comando Furlotti ha preso il comando nel corso del rallenty, ci siamo persi l'azione di Furlotti che è al comando per la prima volta in questo campionato, il pilota modenese FM Racing Silver Action è al comando e vai Enzo. Ci siamo con Alessandro Lupino che sta preparando il cancello di ripartenza, un attimo prima del via, un po' di calma, com'è andata la prima mancia? È andata bene, finalmente ho azzeccato la partenza e quello dove mi sono concentrato di più. Poi dopo in gara sono stato tranquillo anche perché è un pelino rischiosa, è dura, perciò non voglio correre rischi. Questo weekend avremo Maggiore, è lì che devo dare il massimo, ma come allenamento è buono, sono molto contento. Benissimo, a te Giancarlo per il finale. Eh sì, un finale che si è aperta la strada per la vittoria per Simone Furlotti, ancora poco più di un giro, poco meno di due giri, scusate, con Bernardini che sembra aver accusato il colpo dopo aver subito l'attacco da parte di Simone Furlotti, ha mollato il colpo, evidentemente la stanchezza ha preso il sopravvento nel fisico del pilota TM, scuote la testa, non so a che pro Furlotti, forse lì c'era qualche suo accompagnatore, non lo so, sta di fatto che mi è sembrato vederlo scuotere la testa, ma lui l'importante è che sia davanti con Bernardini secondo ed un terzo posto nelle mani di Dario Marrazzo che ormai non ha più problemi per gestire il terzo posto, che sono comunque un ottimo risultato considerando che rientra in pista. Alle sue spalle abbiamo sempre Bonini, Recchia, attenzione, andiamo a vedere dove è finito Righi undicesimo, peccato per Righi, ma non mi sembra che sia della stessa opinione relativa alla prima posizione Samuele Bernardini che si sta riprendendo, ha guadagnato qualche metro e quindi probabilmente nel poco più di un giro che manca alla conclusione tenterà l'avvicinamento. Nell'ultimo passaggio è stato comunque il più veloce, l'errore che tra virgolette gli ha fatto perdere la leadership, ma attenzione perché ora c'è pronto per essere visto dai piloti il cartello dell'ultimo giro, dopo l'ultimo salto te li rimette nel rettilineo di arrivo e di partenza. Un giro alla conclusione per il tris di testa, una coppia ormai abbastanza lontana, ma
in questo ultimo giro vedremo se Bernardini avrà la forza, ma soprattutto la velocità, di recuperare. Furlotti con tenacia, con testa, con cattiveria agonistica, è riuscito a mettere le sue ruote della sua KTM FM Racing davanti a tutti ed ora vedremo se riuscirà. Intanto Marrazzo ha mollato il colpo a 8 secondi e mezzo e attenzione perché c'è Bonini che si è avvicinato, ma manca un solo giro, quindi intanto la Pucci, grande, grande Nicolas, sesto posto, direi che è un recupero che non ha dell'incredibile perché lui è capace di fare queste cose e l'ha messa in pratica quest'oggi, andando a recuperare il sesto posto il pilota Husqvarna, seguito da Massimo Bartolini. Grande recupero, sesto posto che però gli va un po' stretto visto quello che ci aveva fatto vedere in gara 1. E andiamo ora nella parte più bassa del tracciato, inquadrata dalle telecamere Sport Production con la staccatona di traverso in stile speedway per Bernardini, che ci ha provato ma ormai penso che i 20 metri di vantaggio e un secondo e 7 tra i due possano garantire a Simone Furlotti di andare relativamente tranquillo verso il traguardo. Furlotti fino a questo momento sempre tra i protagonisti ma mai davanti ai suoi avversari in maniera così decisa e assoluta, sta per coronare non un sogno perché i sogni sono importanti sì, ma non di questo tipo, una realtà che gli si sta palesando davanti, quella di poter vincere la sua prima manche. Ormai i metri sono veramente pochi, eccolo che va ad affrontare il primo dei tre salti, si gira per essere sicuro di non dover fare il photo finish, vince la sua prima manche in questa stagione Simone Furlotti. Direi che può essere soddisfattissimo, gesto di stizza invece da parte di Samuele Bernardini. Complimenti Simone, complimenti Samuele e ancora premio combattività e cattiveria e tenacia a chi più ne ha più ne metta, Dario Marrazzo, terzo davanti a Bonini, che è quarto, quinto Recchia e premio combattività alla seconda per Nicolas Lapucci, sesto classificato davanti a Lorenzo Ravera che arriva con la sua Yamaha numero 622 in settima posizione, Stefano Pezzuto ottavo, nono Alessandro D'Angelo, poi Brian Toccacelli decima posizione, Ricky Righi che è retrocesso purtroppo per lui undicesimo, davanti a Simone Croci, Cristian Furlotti, fratello di Simone, in tredicesima posizione. Quindi bella gara, tra i big mancava, ecco mi accorgo ora, Luca Moroni, Francesco Muratori, anche loro brutte partenze, Stefano Terraneo che dovrebbe comunque rimanere il leader della Over 21, quattordicesimo davanti al suo antagonista, il pilota di casa Alessio Polidori che ha chiuso in quindicesima posizione. Dopo la verifica fonometrica, piloti che vengono indirizzati al podio per la premiazione volante di questa seconda manche della MX2 che si è chiusa. I ragazzi ci hanno mostrato un grande spettacolo, bellissima gara quella che ci siamo goduti, ci siamo visti noi, hanno sofferto, abbiamo visto il volto stanco, intanto in grafica quello che ho detto io poco fa, le posizioni di classifica con le moto, con i tempi e con i distacchi, quindi Furlotti, grande gara, grande, bravo, bravo Simone, bravi tutti gli altri, perché vi posso garantire da ex pilota di tanti anni fa gareggiare in queste condizioni ci vuole veramente un gran fisico, tanta sofferenza, tanta preparazione e poi stringere i denti fino alla fine, perché gareggiare con 38 gradi di temperatura esterna, intanto Monticelli 28esimo dovrebbe comunque riuscire ad entrare in gioco per la supercampione, mentre abbiamo visto che Tommaso Romani Israele fuori ieri, ottima prestazione crono per lui, ma non è partito per un problema, per una botta conseguente alla caduta nella fine delle prove cronometrate. Enzo Tempestini insieme al vincitore. Vincitore, non mi dire non ci credo, perché comunque hai fatto una grande manche nonostante la prima non ottimale, però questa seconda ti sei rifatto in pieno. Sì, la partenza è stata non tanto buona, però mi sono
E sono riuscito a passare bene i primi piloti nelle prime curve e poi io ho dato il massimo e basta. Ti ricordo che hai un'altra mancia, quindi congediamo Simone perché mi sembra abbastanza affaticato. Grazie mille, ci vediamo per la Supercampione. A te Giancarlo ancora una volta. Sì, allora hai detto bene, ci vediamo per la Supercampione, la gara che è stata inserita nel programma quest'anno con i punti che servono per far classifica e poi la speciale classifica voluta e gestita da FX Action che somma i punti della Supercampione nel Super Mare Cross a quelli del campionato italiano motocross e danno vita a una speciale classifica che vede dei bei premi, ad iniziare dall'automobile che verrà consegnata a chi si porterà a casa il maggior numero di punti, e non sarà solo quello perché si porterà a casa una bella auto, una Fiat Panda, sì, nuova generazione. Vai Enzo. Allora, Dario Marrazzo, terzo posto, meglio sicuramente che della prima mancia. Com'è andato? Il caldo? Il caldo si fa sentire. Oggi è la mia gara di rientro al campionato italiano. La prima mancia sono scattato bene, ero lì insieme ai primi due. Dopo sono caduto, un po' per la pressione, un po' per altro. Non sono più riuscito a rimontare, sono di nuovo caduto, finito decimo. Adesso sono partito secondo. Primo giro ho passato Bernardini. Ero lì davanti, un po' agitato che c'era Monticelli dietro, sono di nuovo cascato, quindi ho finito poi un po' indietro. Ho provato di nuovo a passare Samu, ma mi ha chiuso, ha fatto bene così, e mi ha passato anche Furlotti e poi è andato a vincere. Comunque sono contento perché era tanto che non giravo così, mi sono divertito. Bene, il divertimento non finisce qui, anche te appuntamento con la Supercampione, a te ancora una volta la linea Giancarlo. Eh sì, è bello sentire la dichiarazione del nostro Dario Marrazzo, mi sono divertito, sono le parole più belle che ha detto, al di là di quelle delle altre belle che ha detto per descrivere la sua gara, mi sono divertito perché è bello sapere che i ragazzi corrono, si impegnano, lavorano, si allenano e poi giustamente si divertono a fare quello che fanno, al di là del risultato alla fine della gara, conscio delle sue possibilità. Vai Enzo. Samuele Bernardini che mi chiedeva una seggiola, come mai? Adesso sono un po' stanco, a differenza della prima mancia che sono arrivato così così, adesso sono arrivato un pelo cotto, però dai, un buon allenamento per Maggiore per la prossima domenica per il mondiale, dai, siamo un po' fiduciosi gara per gara, dai. Glielo ricordo anche a lui, non ti dimenticare che tu abbiamo un'altra mancia, quindi come penserai di affrontarla anche contro i 4,5? Beh, adesso recuperiamo intanto tutte le energie sprecate adesso, poi vediamo dopo. Ringrazio il motoclub e il team che mi ha portato a fare questa gara e speriamo che per Maggiore, siamo molto positivi, il motoclub Mega Racing, Fidea e tutti gli sponsor tecnici. Dai, ci vediamo alla prossima. Bene, grazie mille ancora a te Giancarlo. E l'applauso arriva per il nostro Samu Bernardini, insieme a Ivo, insieme a tanti altri italiani saranno, ce l'auguriamo, lì dietro il cancello di partenza di Maggiore. Chi non l'avesse capito, settimana prossima c'è il Gran Premio d'Italia a Maggiore, non è pubblicità subliminale o quanto, è che noi appassionati di questo sport naturalmente attendiamo con grande pazienza questo evento, dopo aver vissuto quello di Arco vivremo quello di Maggiore, poi vivremo il 23 agosto quello di Mantova dove c'è un terzo Gran Premio della Lombardia. Intanto sale terza posizione a sinistra del podio Dario Marrazzo, stanco ma sicuramente felice e sorridente, ora affiancato da Samuele Bernardini, secondo nella classifica, e beh, da Don Giovanni Qualè si becca con la sua ispida barba il bacio delle ragazze, ha sbagliato posizione, deve mettersi di là, bravissima la nostra Laura che glielo va a ricordare, abituata a stare al centro del vincitore, ma qui si premia la manche, non l'assoluta, la manche se la porta a casa, bravissimo il numero 95, la maglia dell'FM Racing Silver Action, accomunati ed ora il presidente del motoclub Baglioni, il signor Franco Polidori, che va a consegnare le coppe meritatissime ai tre ragazzi che dovranno ora rinfrescarsi, riposarsi, mettersi a mollo in piscina per abbassare la temperatura corporea, ed ora il trofeo della vittoria nelle mani di un raggiante Simone Furlotti, grandi, bravi, e ora riposatevi benvenino perché poi c'è la manche del trofeo Supercampione dove vogliamo vedervi anche lì protagonisti. Entrano in pista, sono già in pista i piloti della prossima manche, la classe MX1.
La 450 accomunata con quattro piloti della 300, 302 tempi, che purtroppo ancora non riscuote il successo che meriterebbe, cosa che invece è capitata con la classe 125 due tempi, dove c'è stato un gran ritorno soprattutto per i più giovani, che hanno scelto di gareggiare nuovamente con questa cilindrata, che per me, io capisco poco, ma sicuramente insegna tanto ai ragazzi ad andare in moto, a sfruttare meglio le potenzialità della moto, ad essere più reattivi. Ma poi ora ci sono questi quattro tempi che poi nel proseguo della carriera prendono il sopravvento, è anche giusto così, ma si passa dalle 85, spesso molti accusano il passaggio alle quattro tempi, quindi un gradino per magari quelli un po' meno dotati con la 125 non può far altro che bene per sviluppare le capacità di guida e quant'altro nel mondo del motocross. Intanto vediamo scorrere in grafica quello che sarà lo schieramento di partenza per la prossima manche in programma, perché tra pochissimo, altri 25 minuti più due giri, con i piloti della 450 quattro tempi e della 300 due tempi. Qui c'è un campionato che ancora, se non raggiunge le 10 unità, non viene assegnato, ma se lo stanno giocando soprattutto Marco Maddì, che è il nostro miglior rappresentante nella classe 300, campionato europeo lo scorso anno, vinta la classe 300 da Samuele Bernardini, quest'anno approdata al mondiale della MX2 con la TM, sempre con la TM 300 aveva vinto l'europeo, e Marco Maddì, vice campione lo scorso anno, quest'anno un inizio non ai livelli dello scorso anno. Ci auguriamo che anche per lui il Gran Premio d'Italia domenica prossima segni la svolta e possa tornare sul podio il figlio d'arte Marco Maddì, che poi, ve lo anticipo, seguiremo e sentiremo nel talk show, la parola forse un po' esagerata, nelle piccole interviste, nelle piccole conoscenze che faremo con alcuni dei protagonisti di questa giornata. Vai Enzo. Pit Lane MX1 seconda manche, Alfredo Bevilacqua, oggi anche Kei Yamamoto qui con noi, come mai? Ma domenica prossima abbiamo il Gran Premio di Maggiora, abbiamo pensato di venirlo a far correre qua per fare un buon allenamento e un test proprio in previsione della prossima domenica. In previsione di prossima domenica, comunque è un Kei che domenica scorsa ci ha fatto vedere anche delle belle cose e anche oggi un secondo posto comunque ottimo. Sì, infatti Kei, l'obiettivo nostro era proprio quello di vederlo crescere in 4.50 e vedo che gara dopo gara lui cresce, perciò noi l'obiettivo per il momento l'abbiamo raggiunto, siamo molto contenti. Benissimo, grazie Alfredo e grazie a te Giancarlo, ancora a te la linea. Eh sì, proprio con Enzo prima, mentre seguivamo la prima gara, molti che parlano facilmente dicono guarda lì Kei Yamamoto corre, fa il mondiale, arriva dietro, qui è arrivato secondo in italiano, quindi quel gap positivo per i piloti che fanno il mondiale evidentemente c'è, perché Lupino è il più veloce, Kei che solitamente nel mondiale arriva dietro Lupino, gli è arrivato dietro anche questa volta, ma è riuscito a mettere dietro tanti italiani, ad iniziare da chi è più acciaccato, chi più chi meno. Abbiamo visto il 141, Andrea Cervellin, acciaccato anche lui una spalla, e non è la prima volta purtroppo. Il gomito dolorante, la spalla dolorante per il numero 3 Davide De Bortoli, una prima manche che ha cercato di recuperare per lui, che è in lotta, era in lotta per il campionato, poi qualche problema fisico nel Gran Premio del Trentino, una botta alla spalla e ha peggiorato la sua situazione. Con il 99 il leader della classifica della classe over 21, il pilota di casa David Ciucci, sfortunatissimo a Montalbano. E poi abbiamo visto lo schieramento che continua per gli altri piloti per andare a riempire i 40 posti che sono contrassegnati da uno dei 40 cancelletti dietro la partenza, poi il rapido salitone e la soggettiva ora con Boris, la radiocamera, e abbiamo visto al suo fianco Christian Beggi, campione in carica, una prima manche tutta corsa e rimonta che lo ha premiato con la quinta posizione, e la sorpresa, ma neanche tanto, Luca Pedica, ieri velocissimo nei tempi, il pilota del team Carpe Diem, ieri lo prendevo in giro ieri sera,
dicendogli che non lo potevo mai menzionare, si è riscattata alla grande perché ha ottenuto una grandissima sesta posizione in manche 1 davanti a Ciucci, accavandogli gli altri. Ma ora il momento della riscossa, soprattutto per Davide De Bortoli, che ha masticato amaro per quanto successo in gara 1, e altrettanto amaro ha masticato Pierfilippo Bertuzzo, con Mateusz Hirt, il pilota sloveno, che è lì anche lui al vertice. Ricordiamolo, quest'anno i piloti stranieri possono vincere il campionato italiano, non come lo scorso anno quando partecipavano ed erano estromessi poi dalla classifica di campionato. Quest'anno possono vincerlo, c'è un'apertura in base alle norme europee, per cui anche loro possono essere campioni italiani. Oh, così è, così stanno cercando di fare, con Mateusz Hirt che sta lottando per sempre per le posizioni di vertice. In gara 1 terzo, è lui che è messo benissimo nel campionato italiano, immediatamente alle spalle del leader Alessandro Lupino, con un piccolo gap per quel che riguarda i punti. E poi Davide De Bortoli, che comunque è sempre lì in terza posizione davanti a Beggi, Maddi, Zeni, Bertuzzo e Cervellin. Quindi anche in questo caso, seppur con la supremazia che abbiamo visto fino a questo momento da parte di Ale Lupino, il confronto è ancora aperto. Il cartello è quello dei 5 secondi, le forcelle come vedete sono schiacciatissime per evitare l'impennata, qualcuno anticipa ma nessuno rimane incastrato e si parte. Andiamo a vedere al vertice della salita, è una onda ma non sono riuscito a vedere di chi, poi un crash con diversi piloti che ora stanno cercando di disincagliare, nel vero senso della parola, le loro moto. Inquadratura ampia, ora vedremo di capire quale numero di gara c'è sulla moto del leader, e potrebbe essere Kei Yamamoto davanti a Bertoncelli, davanti a Lupino. Allora dovrei averci beccato, sì, 400, 316 e 77. Lupino il più facilmente riconoscibile dalla maglia del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, Bertuccelli dal colore fluo del casco, e il 400 per il giapponese Kei, con il traverso in staccata per Pierfilippo Bertuzzo. Samuel Zeni arrivano, questo è il suo compagno di squadra della Mora, e chiede scusa a Lupino, chissà cosa ha combinato, non era inquadrato dalle telecamere, sta di fatto che ha alzato il braccio chiedendo scusa a Giovanni Bertuccelli, evidentemente Alessandro Poggi, Luca Poggi 721 se non vado errato in quarta posizione. Ora avremo la conferma da parte del monitor dei tempi quando concluderanno il primo giro. Luca Poggi, che si era messo in evidenza alla grande anche a Montalbano Ionico con l'all shot, dopo non aveva retto, era scivolato, ed ora invece è là davanti nelle posizioni che contano, e ci auguriamo e gli auguriamo di rimanerci. Intanto già si avvicina il numero 77 al numero 400, che Yamamoto sta per essere attaccato dal suo compagno di squadra e capo squadra, perché Lupo sinceramente, nonostante ancora un altro infortunio quest'inverno, quest'anno puntava ad un ottimo risultato e sta crescendo gara dopo gara nel mondiale, nell'italiano. Fino adesso è stato quasi sempre lui il vincitore, ad eccezione di gara 2 di Faenza, dove si è complicato la vita con tante cadute, ed ora vuole riprendere i 250 punti che spettano a chi vince le manche. Girano insieme, scusate, pronto all'attacco Ale Lupino, che sta cercando di trovare traiettorie alternative per andare all'attacco di Kei, che guida benissimo la Honda Asso Motor Red Racing. Bertuccelli con la Honda Pardi in terza posizione davanti a Luca Poggi, Cristian Beggi e Davide De Bortoli, e direi che questa volta è stata ristabilita la situazione. Scusate, ancora con Mateusz Hirt ottavo alle spalle di Roman, davanti a Cervellin, Tagliaferri, Gipponi e Pedica, che non ha avuto un buon avvio ma è lì a ridosso della top 10 in dodicesima posizione, davanti a Della Mora, Cavandoli, Becconcini, Ciucci, Maddi e il resto dei piloti che sta sfilando lungo il tracciato, ed un Kei Yamamoto che sembra non voler per il momento lasciar vita, dar vita facile ad Alessandro Lupino, che continua
ad inseguire un grande Giovanni Bertuccelli. Lui se la sta giocando insieme a Mattia e a Bertuzzo nella classifica del trofeo supercampione, ma oggi direi che qui a Città di Castello ha trovato il terreno ideale per mettersi in evidenza, e quella fuori pista, che miseria, non mi ricordo, dovrebbe essere la maglia di Luca Poggi se non vado errato, mi auguro per Luca di sbagliarmi, ma mi è sembrato di riconoscere la maglia di Luca indossata dal pilota che è andato per un attimo fuori in pista. Il primo tentativo di attacco arriva in staccata, sicuramente frizione tirata e gas spalancato per farsi sentire il lupo con Kay che non gli dà strada, ci mancherebbe altro, i due sono compagni di squadra, compagni di allenamento, ma quando si è in pista non ci sono amici, ci sono solo avversari da tenere dietro. Ci sta provando in tutti i modi il giapponese che è al suo secondo anno nel mondiale motocross, sempre in sella alla Honda, ci mancherebbe altro, e con il suo compagno di squadra che lo sta avvicinando. Intanto Daniele Pardi dà un bel segnale, ritmo che non è la vecchia auto della Fiat ma è quello che deve tenere per mantenere il passo di chi lo precede, per non lasciarli andare via, per accumulare il maggior numero di punti possibili. Dopo il bel piazzamento nella manche precedente sta facendo ancora meglio, ha raggiunto in quarta posizione nella manche precedente, ora è terzo, e il vantaggio nei confronti di Luca Poggi, che buon per lui, non era il pilota che aveva fatto il dritto, è abbastanza considerevole, ma un Luca Poggi che sta per essere attaccato da Christian Beggi, che si sta avvicinando, e De Bortoli altrettanto, quindi il giovane piemontese tra poco dovrà vedersela e dovrà respingere sicuramente gli attacchi di chi lo sta inseguendo, anche Hirte, Cervellin, Roman, sono tutti piloti di ottimo livello quelli che stanno inseguendo il pilota seguito da Diego Portavariolo per tenere la quarta posizione. Sarebbe un gran risultato per Luca. Ora il replay che ci mostra la staccata traversa in perfetto sliding supermoto e poi anche in uscita, qui invece speedway style per i due piloti Honda, e l'attacco proprio mentre c'è l'attacco di Lupo che chiede quasi scusa, lo ha guardato a Kei Yamamoto, proprio Enzo ci chiede la linea. Daniele Pardi, ritmo non è facile, perché comunque Giovanni Bertuccelli nel caso ti ha dato grandi soddisfazioni già la prima mancia e si comporta bene anche adesso. Sì, lui adesso sta guidando veramente bene il ritmo, perché siamo sicuri che se riesce almeno nei primi 8-10 minuti a reggere il ritmo di Lupo e dall'altro pilota Honda, siamo sicuri che può fare bene. Deve staccarsi un attimo da Beggi che sta arrivando dietro. E niente, deve guidare, deve mettere la testa sotto e non fare assolutamente errori. Prima stava andando da Dio, poi la sbavatura, altrimenti potevamo riuscire almeno a stare quasi sul podio. Bene, grazie mille Daniele, ecco la spiegazione del ritmo di prima. Terriccio. Grazie Enzo, grazie a Daniele Pardi, figlio di Giuliano, un'istituzione nel motocross, da tanti anni segue tantissimi ragazzi e li fa crescere bene nella sua scuola, la scuola abruzzese del padre figlio Pardi. Allora, eccolo qua il casco flow del pilota messinese, che non è veloce solo sulla sabbia come lo era qualche anno fa, ha affinato le sue caratteristiche e la sua guida anche sui terreni duri, ed ora direi che sta meritando alla grande il terzo posto, e perché no poter sperare in una seconda posizione. Ce l'ha poco lontano là davanti Kei Yamamoto, sarebbe una bella soddisfazione per Giovanni. Eccolo qua, bella inquadratura, si volta dietro un po' preoccupato, sa che sta arrivando, probabilmente le segnalazioni gli sono arrivate, sta arrivando Beggi che però ancora deve vedersela con il giovane Poggi, per cui non deve deconcentrarsi assolutamente Giovanni. Bella guida, gomiti larghi, busto in avanti per lui che va a pennellare le curve del tracciato. Intanto Hirte settimo, ottavo è Cervellin, poi Roman, Tagliaferri, Pedica e Gipponi, ex campione in carica dell'Under 21, il numero 2 Nicolas Gipponi, e il Lupo ha detto sì, non voglio rischiare perché domenica ho il Gran Premio d'Italia, e intanto se n'è andato. Il ritmo effettivamente non è esasperato, 2.07 però ha rifilato quasi 2 secondi nel giro migliore a Kei Yamamoto, 2.09 anche il miglior tempo. Intanto la caduta per il
numero 215, nessun problema se non quello di riprendere la pista, ed era Michele Canella, giovane figlio d'arte anche lui, papà Giuseppe, pilota protagonista del campionato italiano veteran, e lo segue. E mentre Beggi, attenzione, si è già liberato di Luca Poggi, quindi andiamo a vedere dove riuscirà a recuperare altri metri. Si volta a controllare il suo vantaggio Beggi, ma soprattutto a controllare che anche De Bortoli non sia vicino. Intanto un piccolo rischio proprio per Luca Poggi, una pedata a terra sul salto che mette nuovamente sul piazzale. Intanto bellissima questa inquadratura per tutti i piloti della... per tutti i piloti a cui vengono segnalate le posizioni con le lavagnette, mentre c'è, attenzione, l'attacco di Matteo Zirte proprio su Luca Poggi, che nel frattempo evidentemente ha sorpreso De Bortoli. Infatti sì, De Bortoli è dietro Matteo Zirte, di conseguenza guadagna la sesta posizione il pilota sloveno. De Bortoli è settimo e dovrà recuperare. Problemi e l'attacco di Matteo Zirte su Poggi, ci va dentro deciso, non lascia scampo alla giovane piemontese, che ora è diventato presto il prossimo obiettivo da centrare da parte di Davide De Bortoli. Quindi attenzione, perché Beggi è già quarto, il suo gap nei confronti di Bertuccelli è di 4 secondi. Eccolo laggiù in fondo, già in uscita di curva, ci entra ora in quella curva Christian Beggi, e andiamo a vedere l'attacco deciso e senza timore, ci mancherebbe, però pulito assolutamente, manovra corretta senza cattiveria da parte di Matteo Zirte. D'altronde nel motocross è ammesso questo tipo di sorpasso e lui lo ha messo in pratica. Christian Beggi, il SM Action Racing per lui, la Yamaha RZ che gli è stata affidata per cercare di mantenere la tabella di campione italiano anche in questo 2015, dopo averla conquistata ad Arco di Trento lo scorso anno in un serratissimo confronto dal primo all'ultimo metro con Samuele Bernardini. Vuol mantenerla, ma quest'anno il compito è ancora più arduo e complicato. Intanto una bella pedata sulla forcella per Michele Canella da parte di papà Giuseppe per raddrizzare, per cercare di mettere in asse la forcella con il manubrio e continuare la gara, seppur ormai lontanissimo dalle posizioni che contano. Nuovo giro che si conclude, attenzione perché il passo di Matteo Zirte è veloce, ma non quanto, sì, è mezzo secondo, attenzione, ha guadagnato un mezzo secondo Matteo Zirte nei confronti di Christian Beggi, quindi il pericolo sloveno che si avvicina alla schiena del reggiano Christian Beggi, mentre vediamo inquadrato Gio Bertuccelli che sembra non risentire fino a questo momento della pressione, tant'è che ha girato più veloce dei due piloti che lo inseguono, quindi tranquillo, tra virgolette naturalmente, beato della terza posizione ma non al sicuro, mentre Enzo ci chiede nuovamente la linea. Sì, Max Mansignani, abbiamo visto dal fuori De Bortoli non in condizioni, ma che cosa sta succedendo? Dicelo tu dall'interno della squadra. No, niente, Davide purtroppo anche martedì ha avuto un piccolo problema, che gli è uscita la spalla e è rientrata, non ha potuto allenarsi in questo periodo a causa della spalla, è partito malissimo la prima manche e adesso vediamo, questa manche sta lottando e speriamo tenga fino alla fine. Benissimo, grazie Max, a te Riccio. E questa inquadratura, oltre che al monitor MGM Timing, ci consente di vedere che il vantaggio di Gio Bertuccelli è rimasto immutato, con i metri e i secondi di vantaggio su Christian Beggi, che ora dovrà vedersela dal ritorno di un altro pilota Yamaha, quella del team Cortenova, guidata da Matteo Zirte, che va ad impensierire il pilota con il numero 55. Quindi attenzione, perché si sta aprendo un confronto per la quarta posizione, ha perso posizioni Luca Poggi, ma rimane lì sesta posizione per l'Under 21 fino a questo momento più veloce in pista, è dietro a quattro elite, davanti ad altri due elite, quindi grande gara per il pilota piemontese con il numero 721, che per il momento tiene testa ad Aldi De Bortoli. Grazie a Max Mansignani abbiamo scoperto quali sono gli ulteriori problemi ancora per lo sfortunato pilota veneto, davanti ad un altrettanto sfortunato ma coreaceo Andrea Cervellino ottavo, poi Roman Pedica che ha recuperato la decima posizione, davanti a David Ciucci, suo
avversari. Ancora qui l'infilata di Lavagnette, dove la parola ritmo e vai più o meno la fa da padrone. Con ora ci sembra l'inquadrata, sì, ancora Beggi abbastanza tranquillo. D'altronde l'esperienza del vice campione mondiale Mix 3 di qualche anno fa, ma da sempre tra i grandissimi protagonisti del motocross italiano, e non farà preoccupare più di tanto il reggiano della pressione che gli sta mettendo alle spalle Matteo Zirt, mentre sia Davide De Bortoli che Cervellin nel frattempo sul traguardo sono transitati davanti a Luca Poggi che retrocede ottavo. Ma comunque bravo, rimane il miglior under 21, poi vedremo nella classifica a punti quanto riuscirà a recuperare, perché anche lui è invischiato nella lotta per il vertice di uno dei tre campionati. Vai Enzo. Samuele Marini, meccanico di Luca Pedica, segnala: servono punti, è una lotta diretta con Davide Ciucci. Sì, con Davide Ciucci, ma più che altro anche con Roman, che dobbiamo rincorrere in classifica. In questo momento è davanti a Luca, è più veloce e spero che lo raggiunga il prima possibile per poterlo passare. Bene, grazie Samuele, a te Giancarlo. E allora sì, perché se la sta mettendo tutta Luca Pedica per essere menzionato. Ho già detto di averlo preso in giro perché non riuscivo mai a commentare le sue gesta nel corso delle precedenti telecronache. Quest'oggi mi ha smentito alla grande, quinto nella manche precedente, ora in decima posizione Luca Pedica, e sta recuperando, quindi onora chi è già stato tra l'altro campione italiano nel motocross, nella over 21, che sta ritornando alla grande nelle posizioni di vertice con Kei Yamamoto, che oggi è venuto a portare un po' di oriente qui a Città di Castello. Devo dire che gradisce non poco l'Italia e la sua cucina, soprattutto ieri sera ho avuto modo di cenare con lui e vi posso garantire che quando mangia fa veramente paura, ma sembra che tutto questo lo abbia aiutato, visto che oggi sta tenendo un gran ritmo alle spalle di Ale Lupino in vertice. Ha migliorato ulteriormente 2.06.6 a questo giro, quindi evidentemente c'è la tenuta fisica e c'è il ritmo giusto. Usiamo anche noi questa parola per Ale Lupino, che rientra, è rientrato dopo l'infortunio, sta lottando veramente come sempre con la preparazione atletica, è un ragazzo bravo, metodico, preciso, mentre dietro ha capitolato Cristian Beggi per il momento, ha dovuto subire il sorpasso da Matteo Zirt, che ora ha guadagnato in questo modo la quarta posizione alle spalle di Bertuccelli. Dicevo di Lupino, che sta migliorando gara dopo gara. Nell'italiano è partito subito alla grande, si era complicato la vita in gara 2 a Faenza, poi le due vittorie a Montalbano. Qui lo dico con le dita incrociate, naturalmente gara 1 già vinta, qui non ci sono problemi, al comando in maniera relativamente tranquilla in questa gara 2, e la può perdere solo lui, ma sicuramente sta guidando con grande attenzione e sta migliorando gara dopo gara. Ci auguriamo che continui a crescere ulteriormente, perché lo vogliamo vedere sempre più davanti anche nelle gare mondiali, che quelle che insieme all'italiano segnano la carriera di un pilota. Per il momento la carriera di Giovanni Bertuccelli è segnata da questa terza posizione, che mantiene in maniera agevole il vantaggio, che è aumentato di pochissimo ma tenuto sotto controllo dal pilota del team Pardi numero 316 per la sua Honda, che riesce a gestire direi in maniera egregia il suo terzo posto, anche perché Matteo Zirt è stato impegnato nell'attacco ai danni di Cristian Beggi, un Cristian Beggi che ora sta cercando di tenere il ritmo del pilota sloveno per andare ad insidiargli nuovamente la quarta posizione. Poi un piccolo vuoto alle loro spalle: De Bortoli, Cervellin, Poggi, Roman, Pedica, Ciucci e Gipponi abbastanza lontani. Oggi direi una gara problematica come minimo per Marco Maddì, che sicuramente abitualmente è più avanti, invece oggi sta tribolando non poco, perché dopo oltre la decima posizione della manche precedente, anche questa seconda manche è quattordicesimo, quindi peccato per lui. Tra l'altro l'ho visto nella classifica, non ha preso il via Alessandro Albertoni, stava facendo una grande gara in gara 1, ma purtroppo una botta alla spalla, l'ho visto rientrare a piedi con il ghiaccio sulla spalla e non è riuscito naturalmente purtroppo per lui ad essere al via in questa gara 2. Augurio di una pronta ripresa per Alessandro Albertoni, altro ex campione italiano
della over 21, dell'under 21, mentre c'è Andrea Cervellin che sta spingendo Davide De Bortoli, duello veneto per le posizioni di rincalzo, ma attenzione intanto perché c'è stato un problema, andiamo a vedere, no, tutto regolare, ha guadagnato un'altra posizione la coppia Ciucci Pedica, hanno messo dietro proprio Luca Roman, ecco il problema per Luca Roman, il tecnico di Pedica ce l'aveva anticipato ed ora purtroppo per Roman l'undicesima posizione, vai Enzo. Siamo con Diego Pederiva che segue Pippo Pertuzzo, una diciassettesima posizione segnalata, non è usuale per Pippo ma ci sono dei problemi fisici. Sì, innanzitutto una brutta partenza, è scattato male la seconda, ha preso una botta la prima manche alla caviglia che era già infortunata ma non penso stia compromettendo il suo passo, adesso speriamo riesca a recuperare negli ultimi minuti e ormai non ci resta che giocarcela da supercampione. Attenzione, scusa Enzo se ti tronco lì, anzi scusa Diego, ma c'è Beggi che ha un problema. Si sbraccia, dice out, la moto che aziona la leva di avviamento ma non sembra rispondere, per cui ai ai ai, out, il gesto è si fa capire tutto, fuori, finita, la moto non ne vuol più. Non sappiamo quale possa essere il problema, ma sta di fatto che è fuori gara purtroppo e ci viene mostrato proprio il momento in cui gli si spegne la moto. In salita ha preso un colpo nella ruota posteriore, non so se un cambio, un motore, qualcosa, certamente la moto è spenta, ammutolita, out Beggi, peccato perché stava animando la gara, stava girando veloce, stava tentando nuovamente l'attacco a Hirt, ma ciao, fuori dalla gara purtroppo per Christian. Vai, mi sembra che sia stata chiesta la linea, no, niente da fare, 4 minuti, sì la linea, scusate, vai Enzo, ancora te. E allora niente, misunderstanding, torniamo a commentare il nuovo attacco, il nuovo avvicinamento da parte di Andrea Cervellin che senza faticare troppo insieme a Davide De Bortoli hanno guadagnato una posizione, peccato, purtroppo va così, queste sono le gare di moto, l'inconveniente tecnico è diventato ormai raro ma ci sta e ora... pensiamo che con questo risultato non riesca neanche ad entrare nella supercampione, così come le difficoltà ci saranno anche per Pierfilippo Bertuzzo. Sono racchiusi in pochissimi punti nella gara speciale, nel trofeo speciale inventato da FX Action, ma con il risultato negativo in gara 1 e quello non troppo migliore in questa gara 2 la vedo dura per Pierfilippo Bertuzzo. Mi auguro per lui che riesca ad entrare tra i migliori 20 della MX2 per essere al cancello insieme ai 39 avversari nel trofeo supercampione, mi auguro che ci riesca. Intanto la bandiera gialla è per segnalare la moto di Beggi, ferma a bordo pista, fuori traiettoria ma è sempre in pista, quindi giusta la segnalazione da parte dei commissari di percorso, mentre per il momento il numero 3 Davide De Bortoli tiene botta, non si preoccupa o non sembra lasciare troppe possibilità ad Andrea Cervellin che anzi ha perso qualche metro, mentre al vertice andiamo a vedere il vantaggio che sembra essersi stabilizzato, è superiore ai 4 secondi e mezzo di Giovanni Bertuccelli nei confronti di Matteo Zirt. Intanto ritorniamo a seguire l'azione di Ale Lupino con il suo consueto e classico stile di guida, seduto all'attacco dei salti, schiaccia la moto, sgrebba per tenerla bassa, ora pronto ad andare a effettuare un doppiaggio. E ancora la caduta per Canella, giornata no per Michele Canella, già inquadrato prima dopo una caduta, e la regia ce lo mostra con uno sconsolato Christian Beggi che a piedi ora dovrà risalire tutto il tracciato per andare a smaltire la rabbia e raffrescarsi un po' sotto la tenda del team SM Action. Intanto Kei Yamamoto che si avvicina a Lupino, ma un Lupino che nonostante tutti, attenzione, continua a girare a 2.06 e ci sembrava che avesse rallentato, invece continua a martellare il pilota di Viterbo delle Fiamme Oro e non troppo lontano è anche Kei Yamamoto che ha un ottimo tra virgolette maestro nel suo compagno di squadra che gli sta aprendo la strada, gli sta facendo
vedere quali sono le traiettorie e come vanno affrontate per mantenere agevolmente la seconda posizione, visto che alle loro spalle Giovanni Bertuccelli direi che può essere soddisfatto del terzo posto che sta tenendo con relativa semplicità, con relativa facilità, il termine forse è troppo perché nulla è facile in pista. Vedete come si è indurita, come sono cambiate le condizioni del fondo, era molto scivoloso per il fango dovuto all'irrigazione nei primi giri ed ora invece si è mattonato praticamente in alcune traiettorie, è praticamente asfaltata, ma non è facile gestire un tracciato. Direi che questa inquadratura ampia ci fa vedere come il lavoro del motoclub sia stato, dei ragazzi del motoclub sia stato, Baglioni, sia stato veramente di altissimo livello, perché affiora un velo sottilissimo di polvere. Quindi complimenti, bravi, buon lavoro, buono il lavoro che avete fatto, capitanati dal vostro presidente Franco Polidori, Stefano Fiorucci, direttore di gara, Gian Domenico Baldi, il responsabile, il race director inviato dalla Federazione Motociclistica Italiana che segue tutto il campionato, che anche lui naturalmente si confronta con chi gestisce la pista per far sì che tutto venga svolto nel migliore dei modi, come ancora una volta è stato fatto non solo da questo motoclub ma di tutti quelli che ospitano le prove del campionato italiano. Direi che la federazione fa una scelta oculata su quali piste, a quali piste può essere affidato un campionato italiano. Direi che Faenza, Montalbano Ionico e qui a Città di Castello fino a questo momento non abbiamo avuto alcun tipo di problema, noi meno che meno, ma soprattutto i piloti in pista. Piloti in pista, ora l'inquadratura per Mateusz Hirt in quarta posizione con Luca Poggi, ora mi è andato l'occhio, sì, che è stato superato anche da Pedica oggi in giornata strepitosa, si mette lì in settima posizione alle spalle di Cervellin, ha un netto gap, ma per lui è importante riuscire a rimanere davanti a Ciucci e Roman, cosa che sta facendo. Quindi direi che per il momento missione compiuta, 0-0-0 sul e 0, il 4-0 sul in alto dello schermo, ci dicono che il tempo a disposizione dei piloti, 25 minuti sono trascorsi ed ora sul rettilineo di arrivo e di partenza saranno già stati esposti, sarà stato già esposto il cartello degli ultimi due giri per essere visto dai piloti con Kei Yamamoto, piccolo rischio, pilota che ha alzato la mano per lasciar passare Kei proprio mentre era in traiettoria, quindi nessun problema, però tutto si è risolto nel migliore dei modi, una piccola strizza per il giapponese con il lupo, il bellissimo casco tricolore che ha sfoggiato in occasione del Gran Premio del Trentino, che continua ad utilizzare, vedremo se per maggiore Gran Premio d'Italia la UFO gli metterà a disposizione una nuova veste grafica, bellissima comunque quella glitterata e con il tricolore indossata quest'oggi da Ale Lupino, che si volta in tutta tranquillità a controllare quanto sia ampio il suo vantaggio nei confronti di Kei Yamamoto, il suo vantaggio di 2,5 secondi, direi che se la può prendere relativamente tranquilla, anche perché continua a girare al di sotto del 2,06, l'unico in pista a farlo, l'unico ad essere così veloce, 2,07 altissimo per Yamamoto, 2,08 basso invece. Intanto Salomoni, questo se non vado errato, sì, è il leader della Under 21, Salomoni mi sembra sia caduto, il pilota che era già probabilmente in difficoltà, andiamo a vedere, no, in difficoltà, 23esimo, è un Under 21 e il suo avversario è Poggi, però era lui che si è presentato, è lui che si è presentato qui a Città di Castello con la leadership nella classifica di campionato, classe MX2 che premia 3 campioni, gli Elite, i migliori, quelli con esperienza, quelli che hanno già conquistato titoli come Lupino, come gli stranieri che sono tutti Elite, poi la Over 21 e la Under 21, le 3 classifiche differenziate che premieranno con la medaglia d'oro, d'argento e di bronzo i piloti naturalmente al termine del campionato. Intanto ultimo giro che va ad iniziare per il leader Alessandro Lupino, per Kei Yamamoto, questa soggettiva del cartello ma anche del direttore di gara
Stefano Fiorucci, giornata impegnativa, due giorni impegnativissima per loro, senza considerare il lavoro di preparazione svolto nelle settimane precedenti per allestire al meglio un tracciato impegnativo come questo di Città di Castello, dove per lavorare il terreno servono dei mezzi pesanti da manovrare e da lavorare in condizioni estreme. Quindi ancora una volta, ma non bastano mai, complimenti a tutto lo staff del motoclub, mentre è ormai in pratica un giro di gloria per Ale Lupino, per Kei Yamamoto, per Joe Bertuccelli che ha transitato sul traguardo. Attenzione perché un secondo e sei solamente, quindi attenzione Joe Bertuccelli deve fare attenzione, deve ora doppiare un pilota e un colpo d'occhio, corretta l'azione del pilota che ha lasciato strada, ha segnato il numero 241 Federico D'Attilio, ha lasciato strada indicandogli dove passare a Bertuccelli, perché dietro arriva, eccolo qua, numero 289 Matteo Zirte, non si dà per vinto, sa che lì davanti Bertuccelli in questo ultimo giro ha avuto qualche problema e infatti il giro velocissimo 2.07.3 per lo sloveno, che va a doppiare anche a lui il Federico D'Attilio. Quindi attenzione perché no, direi che può star tranquillo, anche se non deve cullarsi sui consueti allori, direi che il vantaggio lo può gestire. E invece inizia l'ultimo tratto, va a guardare dove sono gli avversari nell'ultimo salto in discesa, poi inizierà la successione dei tre salti in salita e il lunghissimo lancio che lo porterà verso il traguardo, ultimo pilota da doppiare, e poi la bandiera a scacchi che vedrà anche questa volta con questa bella whippata per primo Michele Canella, non lo lascia passare, quindi dovrà fare un giro in più e vince. Naturalmente non era assolutamente intenzionato a forzare. Ale Lupino vince anche gara 2. Kei Yamamoto ancora un secondo posto, in volata, andiamo a vedere dietro, no, in volata neanche tanto, arriva Joe Bertuccelli, bravissimo gesto d'esultanza per il messinese. Quarto arriva Matteo Zirt davanti a Davide De Bortoli, andiamo a vedere se è confermata la classifica che vediamo del giro precedente, scrutiamo il monitor, sì, arriva la Honda Max di Massignani Racing di De Bortoli in quinta posizione, in volata davanti a Cervellin, separati da 9 millesimi, sono arrivati in volata 9 millesimi il divario tra i due. Quindi grande gara per Davide, che riscatta parzialmente una prima mancia sfortunata, anche per Andrea Cervellin altrettanto sfortunato, e poi la grande giornata, direi meritata, per Luca Pedica, grande gara per ora viene messo dietro e beffato nell'ultimo giro, allora grande giornata per un altro, per Luca, ma non è Pedica, è Poggi, buona giornata anche di Pedica, ma grande Luca Poggi che proprio nel corso dell'ultimo giro, complice penso un errore visto che ha girato a 2.15 e Pedica retrocesso ottavo alle spalle di Poggi, però davanti a Ciucci, Gipponi, Roman, Becconcini che è il migliore della 300, davanti a Maddi, davanti a Cavandoli un po' in difficoltà, Ale Cavandoli il campione della Over 21 in carica, e un Bertuzzo che presumo sia di umore nero e forse ancor più del nero, perché oggi è veramente una giornata no per Pippo, mi auguro per lui che i punti racimolati, perché non sono punti, tanti punti, questi li era veramente racimolati, gli possano bastare per entrare a far parte del gruppo nell'assoluta dei migliori 20, non sarà facile. Ora attendiamo il responso da parte della MGM Timing, della cabina di cronometraggio, mentre i rallenti, gli slow motion che ci mostrano l'azione prima di Bertuccelli, poi di Yamamoto ed ora del vincitore Ale Lupino, la difficoltà nella tecnica, nel affrontare il tracciato, mentre in tutto questo mi ero colpevolmente dimenticato di Samuel Zeni, che anche lui non ha preso neanche il via in gara 2, e dopo aver avuto problemi tecnici in gara 1, direi che questo non è un passo falso, ancor peggio per Samuel, mentre siamo con Enzo che è pronto a farci sentire i protagonisti. Vai Enzo. Alessandro Lupino, il tempo di sciacquarsi il viso, l'allenamento come definito prima prosegue, però prosegue vincendo. Sì dai, la partenza, ho sbagliato
un po' all'uscita dal cancello, poi sono riuscito ad andare su bene, sono uscito terzo e ho fatto il mio ritmo che era veloce. È difficile raggiungere il ritmo in una pista così, è molto scivolosa, bisogna stare con i piedi di piombo, diciamo, in curva, andare cauti, e è andata bene, l'allenamento è buono, adesso vediamo il supercampione, ma sono contento di come affrontavo la pista. Bene, lasciamo Alessandro a riposo, a te Giancarlo, in attesa degli altri protagonisti al podio. Sì, naturalmente non sarà, dovranno respirare un po' dopo essersi sottoposti alla verifica fonometrica. Fino a questo momento, al contrario di qualche anno fa, quando la classifica cambiava spesso a causa dei problemi proprio a quei due tubi neri che spuntano dalla moto, ed ecco Kei Yamamoto con Enzo Tempestini. Vai Enzo. Sì, Kei Yamamoto secondo, si complimenta con Alessandro Lupino, anche lui stanco. You are a little bit tired. Yeah, I'm so tired because he's so fast. I tried to follow, but I couldn't follow. So, but anyway, good training and so fun. Yeah. Dice mi sono divertito, comunque sono stanco, abbastanza stanco, perché ha provato a seguire Alessandro Lupino, ma Alessandro era più veloce e comunque ha fatto la sua gara, è un divertimento. You have another one race. You will be ready. Yeah, for sure. I can win. I won't win. I can beat him. Che ci dice che vuole battere Alessandro, sono pronti per la prossima gara, gli lasciamo lo spazio per riposarsi e a te ancora di nuovo la linea Giancarlo. Sì, grazie, ora attendiamo per sentire anche Bertuccelli dopo la bellissima gara, oggi direi grandissima gara per Gio Bertuccelli. Quelli là davanti sono professionisti al 110%. Vai Enzo! Eccolo proprio, Giovanni Bertuccelli con noi, diceva Giancarlo Ricciotti, gli altri sono professionisti, ma anche Giovanni comunque non scherza, perché oggi veramente è una bellissima gara. Ma sì, devo dire che stiamo cercando di diventare professionisti, appunto lavorando giorno per giorno con Giuliano Pardi, anche negli allenamenti. Però niente, devo dire è un weekend piuttosto bello. E ci ho creduto fino alla fine, vedendo appunto che la terza posizione poteva essere tranquillamente mia, quindi niente, una bellissima gara. Adesso cercheremo anche di fare bene la supercampione, che è quello, diciamo, un campionato in cui mi interessa di più, perché faccio anche la sabbia, e quindi niente, cercheremo di fare il meglio possibile anche lì. Bene, anche Giovanni lo lasciamo al podio e fra due minuti la premiazione. Sì, premiazione imminente per i primi tre, poi dovremo avere lo stacco pubblicitario e poi le interviste, il breve talk per sentire altri protagonisti. Intanto la compagna di Kei che ritorna anche lei, al paddock dopo essersi gustata la gara e aver sofferto praticamente anche lei per la gara del suo compagno. La caduta in partenza, gli highlights della mancia che si è appena conclusa, queste prime fasi che hanno messo in evidenza Kei sorridente, simpatico, cordiale, come ci mancherebbe altro. Intanto qui invece subisce l'attacco del lupo, che va a vedere se era rimasto in piedi, si era preoccupato un po' il lupo. E qui poi il Poggi, Luca Poggi, bravo oggi il ragazzino piemontese che sta anche lui crescendo gara dopo gara. E invece qui il confronto tra Mateusz Hirt e Christian Beggi, che però si è concluso amaramente per Christian con il problema tecnico. Qui altri confronti tra il 3 De Bortoli ed il 141 che cercano di scambiarsi le posizioni. Il 3 De Bortoli, il 141 Andrea Cervellin, fratello maggiore di Michele, assente oggi, ed ora il problema che ha ammutolito la Yama di Christian Beggi, che è sconcertato e amaramente alza le braccia, si sbraccia per far capire che ormai non ce n'è. La whipata per festeggiare la vittoria, la quinta su sei manche disputate per Alessandro Lupino. Tabellino di marcia importante e pesante quello che sta mettendo in campo il viterbese, pilota delle Fiamme Oro. Torneremo con la manche del trofeo supercampione a partire dalle 17:10, ma questo più tardi, perché sono ancora neanche l'ora 16. Oh, finalmente si procede con la premiazione, la coppa per Kei Yamamoto, il trofeo della vittoria nelle mani di Ale Lupino, che lo festeggia, lo alza al cielo per l'ennesima volta. Il podio del campionato italiano motocross 2015 FX Action Motoclub Baglioni quest'oggi, e Città di Castello che ci ospita. Mi sembra di aver capito che entriamo in pubblicità. A più tardi al talk tra pochi minuti.